Come andiamo ragazzi? Bentornati sul mio canale, bentornati ancora una volta su Red Dead Redemption 2. Mi sono preso una breve pausa perché ci sono state le vacanze di Natale nel mezzo, Natale, Capodanno, e nel frattempo uno dei regali che mi è stato fatto è stata la guida della piggyback di Red Dead Redemption 2 con tutti i segreti, le missioni secondarie. Vi allego, vi metto una breve clip dove vi farò vedere una missione secondaria che si può fare a Valentine, e dopodiché andremo avanti con la storia principale. Purtroppo nella missione non avevo attivato la registrazione dell'audio, quindi dovete vedervela senza l'audio, però tenete a mente che tra un episodio e l'altro devono passare 24 ore per poter andare avanti nella storia, ok? Quindi ci vediamo alla fine di questa breve missione secondaria. Expect from you. You blackguard, you foundling. My dear, I told you quite clearly that this man, this creature whom the fates have decided to call my brother, my friend, you there. Just make sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Okay. Ready? Aim. Fire. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate us both together. Boys, you are too much. Why too much? No, nope, my sweet. Come on. Ooh, look. Oh. 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 Enough, gentlemen? Yes, I think so. Madam, gentlemen. Good luck to you. Whatever got in you? You are a fool and a nuisance, brother. Helen, is this creepy little tapeworm of a man? Follow me! Follow you? I was born first. Helen, I love you. And brother, you're living proof of God's remarkable sense of humor! Good luck, crazy bastard. What have you done? Brother, are you there? Exciting. The smartest man I knew, with positively the least sense. Yes, usually the way it works. Good luck. Allora, sono tornato a Saint-Denis perché adesso andiamo a Chedibel. Ah, il cavallo è rimasto bloccato al di là del treno. Tra l'altro ho visto, prendendo i biglietti ferroviari, che posso ritirare la posta. Quindi probabilmente c'è un'altra... Eh sì, secondo invito del sindaco. Vediamo che cosa ci dice. Questa era un'altra missione secondaria. Giugno 1899. Monsieur Kilgore, non avrei osato sperare di raccogliere frutti migliori della nostra collaborazione così poco convenzionale. Le opere appese alle pareti della nostra galleria sono state autenticate e quel sudicio ometto di New Haven ha riscoperto il significato della parola umiltà. Eccellente, spero sia disponibile a nuove collaborazioni. Molti uomini in posizioni ben più salde della sua sarebbero pronti a tutto pur di entrare nelle grazie del sindaco e, per usare un francesismo, credo anche di avere qualche altra fiche da incassare.
Spero di essermi spiegato. Come già avvenuto in passato, una di queste sere passi dal retro della residenza del sindaco e Jean-Marc le farà accomodare. Grazie ancora al suo amico Henri Lemire. Allora, andiamo a fare questa. Cavaliere Apocalissi. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. What is portiamo that? Sedi. Non possiamo portare sedi. Oh, mamma mia. Oddio. What the hell have they done to me? Look, there, the tree line. Everybody take cover! Bene. The boys are coming. Ah, ma guarda te, ce n'è sempre una, eh. Ce n'è sempre una. Andiamo a espansione, va. Dove sono? Guardali lì. Quello. Ok. Women and children inside. Rest of you. Hold. Ground. Where's Vanderlyn? Dov'è? Dov'è? Va bene, andiamo giù. Chi sono gli O'Driscoll? Maledetti. Eh sì. Forza, forza. Oh. Dai, dai, dai. Uno, due, tre e quattro, e via. Guarda te. Ancora. Dove scappi? Non ti nascondere. Guarda di qui. Cos'è quello? Arrivano al galoppo addirittura. Andiamo, andiamo. Arrivo, arrivo. Come si fa? Come si fa? Forza, ragazzi. E via. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side door there. Arthur, you take the windows in the back. Go. Va bene. Ma non c'è nessuno dietro. Ah no, qualcuno c'è. Dov'è? Ah, eccolo lì, il puntatore. Non lo vedevo. J.
accounted for? I think. Hey, I said is everyone accounted for? Allora lì. Guarda quanti ce n'è. Ah, preso il cornicione. Sadie, I gotta go help her. Cover me. Dov'è? Sadie, I'm coming. Ah. Non toccatemi il sedi, eh. Buono. Dov'è? Dov'è ancora? Meno male che aveva bisogno d'aiuto, eh? Bisogno di qualcosa che mi dia un po' di dedai. Eccolo qua. Now we go back. We need you in the house, Mrs. Sadler. Ehi, 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 ragazzini. Dov'è sta gente incappucciata? Dove sei finito tu? Guarda te. Ah, questo brava, sedi. E andiamo. E le casse. Bravo Charles. Oh. No. Arthur. Mrs. Adler. Mrs. Mia. Guarda quanti ce n'è. We go. I'm running. What do you do? Quello. Mannaggia che agguato. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Che macello, eh? Va bene, ce la siamo cavata. He saved my life and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Va bene, Cavalieri Apocalissi. Vediamo cosa abbiamo mancato. Spara gli odorisco su un'imbarcazione prima che sbarchi. Non usa solo armi da fianco. Completa la missione con una precisione non inferiore al 70%. 15 colpi alla testa, va bene.
e non ripristinare la tua salute. E va bene. Ok, allora adesso abbiamo una missione di Dutch, però io andrei a fare quella di Treloni perché sblocca delle altre missioni da sconosciuti. E quindi vediamo un po' come siamo messi qui. Va bene, per adesso direi bene, quindi... E speravo di fare una missione con Sadie, invece purtroppo no. Oh, Arthur, I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Va bene, e niente ragazzi, allora io vi saluterei qui per questa puntata e vi do appuntamento alla prossima e faremo quindi la missione della storia di Treloni. Già la vado a scegliere, eccola qua, perfetto. Va bene ragazzi, spero vi sia piaciuta la puntata, lasciatemi un like e continuate a seguirmi iscrivendovi al canale, visto che andrò avanti con la trama principale e in più ci saranno tanti tanti segreti da svelare. Ciao ciao cari e alla prossima.